Allora Vanni, oggi ti spiego perché ti abbiamo invitato con Endurista Magazine in questo bellissimo posto. Per mangiare? Basta foto fashion, oggi si fa enduro e ti sfido in una prova unica. La moto la scegli tu. Beh, sicuramente mi scelgo la moto elettrica, così almeno ti faccio vedere un po' di futuro. Speriamo di non prendere la scossa. Va bene, dai. Ti spiego un attimo la moto elettrica. Vai. Uno, non ha il serbatoio per la benzina, ma ha una batteria qua sotto. Ok. La carichi a casa, ci vuole un attimo a caricarla. Qui è un computerino dove c'è scritto 1, 2, 3, sono le varie mappature. La prima è la più debole, fino alla 3 che è la più veloce. Ha il freno davanti a destra, come tutte le moto, e il freno dietro a sinistra, come le biciclette. Perché secondo me questa moto qui è un misto tra una moto da cross e una bici da enduro. Ha il baricentro più alto, quindi la guidi a volte anche come una bicicletta. Tu non fai downhill, quindi non puoi saperlo. Però credimi che è una figata da guidare, divertentissima, super maneggevole e ti dà delle grandi soddisfazioni. Sandro Tramelli, Enduro Republic, pronti. Giudice imparziale di questa sfida. Assolutamente. Allora tu sarai quello incaricato di dare il via e di dare fine alle tre prove. Esatto. Mi raccomando. Abbiamo messo giù un bel girettino e vi metto la prova tutti e due. Cosa dobbiamo aspettarci? State all'occhio. Chi rompe paga. Esatto. Devo dire. Io mi sto preparando. 3, 2, 1, via! 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 Com'è andata? Allora, bene, regolare, via visto. Io cambio sta qua. 3, 2, 1, via! È partito prima! Seconda prova in esterna per questo test freeride KTM elettrico. Vi ricordiamo che il cronometro non ha amici. Ma sono tuoi amici, quindi tu hai amici. Sono miei amici. Allora saliamo da queste due salite più ripide, si scende giù, si gira attorno a questa montagnola, si arriva qua, cavalletto e si dirige ancora la manetta per la salita. Sandro, puoi ricordare a Vanni che non deve barare? Ah, sì, perché ho visto che manipolava la mappa. Potevo farlo. Secondo me sta barando. Ho lasciato un attimo incustodito il blocco, non ho capito. Non ti torna qualcosa? C'è qualcosa di strano, ma forse mi sbaglio. 3, 2, 1, via! Adesso lo abbatto. Stronzo! Attento alle scariche di neve sugli alberi, che cadono. Ah, hai fatto solo dentro. 3, 2, 1, via!